82 c'è stato un evento molto importante a Roma per quanto riguarda il travoltaggio. Ovviamente noi abbiamo l'onore, l'ambizione di dire che siamo stati noi a portare il canottaggio a Roma. Prima di noi il canottaggio a Roma e nel Lazio non esisteva, e quindi siamo particolarmente contenti che oggi Giuseppe Bagnale abbia voluto scegliere il nostro circolo per presentare questo libro, che mi pare un libro di svolta per il canottaggio. Poi lo vedremo nel dettaglio, speriamo se è possibile comprarlo, volevo comprarlo, e oggi ce lo presentano. Io passo la parola a Giuseppe e poi siete voi che vi autogestite tranquillamente questa presentazione. Innanzitutto buonasera Presidente, grazie per l'ospitalità, grazie per quello che fate. Dico a nome mio, a nome del Consiglio, quello che fate in ambito dello sport e canottaggio. Ci troviamo in una società sicuramente ultracentenaria, una società che ha dato nel tempo dimostrazione, prova e concretezza di quello che è stato contato il suo lavoro, ha dato sicuramente anche grandi campioni, quindi non potevamo non essere. Non potevamo non trovare una sede migliore per la presentazione di questo libro. Questo libro è fortemente voluto dalla nostra federazione, ma fondamentalmente con la convinzione e con la presunzione di vedere un canottaggio, se mi permettete, non usuale, cioè non prettamente tecnico. Infatti troverete un modo di vedere il canottaggio, una forma un po' non troppo tecnica, un po' diversa, vista da un'angolatura, forse da un fotografo non prettamente tecnico, diciamo così, ma sicuramente un grande fotografo. Infatti la qualità delle fotografie le potete sicuramente ammirare, ma non essendo un canottiere impregnato nella sua essenza totalitaria, sicuramente ha lasciato capire il suo modo di intendere il canottaggio, che è quello poi che noi volevamo. Quindi vi lascio dicendo, è la presunzione di aver fatto un'opera secondo me molto qualificante, molto bella. La presunzione vuole essere che questo libro sia un cimelio, un oggetto da tenere come collezione, e dovrebbe essere un motivo distintivo di chi in qualche modo un po' appassionato di canottaggio è. Quindi vi lascio poi agli autori, che meglio di me vi spiegheranno la nascita di questo libro, di quello che vuole essere il suo racconto attraverso le fotografie anche storiche. Vi dico un dato: forse più del 50% delle nostre società affiliate al canottaggio sono ultracentenarie, quindi questa è dimostrazione che il nostro sport è uno sport di tradizione, uno sport che ha una storia che in molti tratti si è intrecciata con la nostra storia dell'epoca, e quindi in queste foto potete trovare anche degli spunti storici della nostra vita italiana. Quindi grazie per l'accoglienza e grazie a chi ha contribuito nella realizzazione di questo libro, quindi in primis a Gabriele Crozzoli e poi a Claudio Tranquillo per la parte narrativa. Grazie. Voga largo, voga stretto, voga secco, ma più di ogni altro grido a voi canottieri d'Italia grido: voga unito, voga unito, Italia grande e bella. Gabriele D'Annunzio, Salò, 27 maggio 1923. Beh, anch'io devo ringraziare voi innanzitutto dell'invito, voi amici della Tevere Regno, con cui tutti i giorni condividiamo il nostro fiume, Tevere, anche questo pomeriggio ci siamo salutati. E ringrazio il Presidente Bagnale, Claudio Tranquilli,
Gabriele e Crozzoli, che mi hanno dato il grande onore di poter presentare questa loro fatica, questo libro che devo dire mi ha affascinato subito. È un libro speciale, perché l'Italia del canottaggio? Perché contiene due cose che possono sembrare apparentemente contraddittorie. Da una parte una serie di notizie storiche. Il canottaggio è nella storia d'Italia. Chi di voi conosce la storia d'Italia sa che dal 1861 questa data viene riportata correttamente nel volume, il 17 marzo viene proclamata l'unità d'Italia. E il canottaggio nasce. È un fenomeno risorgimentale, un fenomeno di grande levatura da questo punto di vista. Ma le foto non sono storiche. Le foto rappresentano il canottaggio oggi. Io credo che sia stata una scelta vincente questa, perché se lo scopo del volume edito da Antilla è stato quello di promuovere questo sport, credo che da questo punto di vista la sagace penna di Claudio Tranquilli e l'obiettivo di Gabriele Corsoli abbiano raggiunto il loro scopo: unire quello che è la storia. E io, che di professione sono storico contemporaneo, so bene quanto può essere noiosa l'arida rincazione di date: 1872, 1892, 1900, 1906, 1945, e sì, il professor Lattanzi sta dando i numeri, ma queste sono le nostre date che hanno scandito la storia del remo romano, del remo capitolino, che, come diceva giustamente il presidente Albagnani, è una storia ormai secolare, una storia acquisita, un elemento ineludibile in chi vuole conoscere Roma. E questo libro ci dà anche una mano a conoscere degli aspetti del canottaggio che non sono gli aspetti usuali, gli aspetti tecnici. Quanto bisogna imparare, quanto bisogna spalare, eccetera, eccetera. Ma l'obiettivo di Gabriele Crozzoli coglie il remo in quello che è la sua essenza, che non è semplicemente l'essenza di fatica, che per tanto tempo è stato associato a questo sport, ma un'assenza fatta anche di gioia. Noi quando ci incontriamo sul Tevere ci salutiamo con molta gioia, non ci salutiamo dicendo accidenti quanto ho faticato oggi, è proprio una faticaccia oggi, ma siamo proprio felici di incontrarci, no? Oggi che vi ho visto festeggiare, qualcuno di voi mi ha salutato, è stato molto bello, perché questo è il canottaggio. Su questo poi si costruiscono i grandi successi. Accanto a questo discorso, il libro affronta una tematica che a me è particolarmente cara, il tema del mito. Eh sì, perché le foto di Gabriele Crozzoli evocano sostanzialmente una cosa: la bellezza dell'emozione. Noi tutti siamo vecchi canottieri, ahimè, ma proprio perché questo sport ha la capacità di emozionarci ancora. E nelle foto di Gabriele questo aspetto è sempre colto. Se voi guardate bene, ci sono delle foto che magari in cui si vede l'atleta impegnato, concentrato, ma sereno. E poi la maggior parte delle foto sono delle foto veramente, io le ho trovate splendide, splendide proprio nella loro serenità, nel loro essere gioia di remare. Una volta proprio in questa sala al fratello Giuseppe Agostino chiesi: ma perché canottaggio? E lui mi rispose in maniera, devo dire, eccellente, ricordo ancora distintamente quelle parole: ma perché il canottaggio è gioia, perché sentire scorrere la barca è una cosa che dà un piacere immenso. Il canottaggio non è solamente fatica, è piacere. Carissimo Gabriele, nel momento in cui ho visto le tue foto si vede chiaramente questo aspetto, che è un aspetto non edonistico, non del piacere nel senso del piacere come comunemente noi intendiamo, ma proprio come gioia di stare in un ambiente, gioia di stare con i compagni di equipaggio, gioia di partecipare attivamente attraverso il movimento a quello che è l'evolversi della vita. E allora hai fatto bene
a effigiare giovanissimi canottieri, a effigiare quelli insomma, puntini puntini. Ma certamente lo spirito. Ma volevo un momento sottolineare un aspetto di questo libro che io nei miei studi colgo spessissimo. Adesso dico una parola bruttissima per addetti ai lavori, per intellettuali, che si chiama mitopoiesi. Mamma mia. Che stasera è l'ora di incontrare mitopoiesi. È una cosa invece che quando si va a spiegare è molto bella. Se uno va a notare in questo libro, c'è la storia del cabotaggio, ma c'è un capitolo che riguarda i fratelloni d'Italia. E quindi abbiamo uno, e io lo ringrazio sempre della sua presenza. Bene, questa è una cosa molto interessante, perché è lo sport che diventa mito. È qualcosa di veramente fantastico. Adesso io ai miei studenti, quando devo spiegare questo, perdonatemi l'intromissione, chiedo provocatoriamente: ma secondo voi Francesco Totti chi è? Il capitano. Francesco Totti ha perso quasi le sue fattezze di uomo normale e diventa mito. La stessa cosa io posso dire di Giuseppe Abbagnale, di Carmine Abbagnale, di Agostino Abbagnale. Sono mito. Cioè praticamente appartengono a una sfera completamente diversa da quelli dei comuni mortali, in cui l'uomo si sublima attraverso lo sport, attraverso sì il sacrificio, attraverso tutta una serie di elementi per diventare atleta. E questa è una cosa veramente molto importante. Allora quasi mi viene da ricordare, per questo motivo, nell'antica Grecia Olimpia non era semplicemente una città, era un mito, perché sublimava quelle che erano le azioni degli uomini per portarli a livelli davvero, davvero immortali. Adesso chi di voi ha fatto il classico, no? Come non ricordare Bachilide, questi poeti che praticamente sono vissuti con un unico scopo: celebrare gli atleti, farli transitare in questa fase mitica che è una fase fondamentale. Noi moderni abbiamo bisogno dei miti, sono un aspetto fondamentale della nostra esperienza, ma questi miti si costruiscono anche con il sorriso degli atleti più giovani, di quelli a cui facevo riferimento poc'anzi. Ma vediamo un istante che cos'è la fase storica. Bene, c'è una cosa di questo volume che è la parte di Claudio Tranquilli che mi ha veramente entusiasmato. Claudio è sicuramente una penna molto rodata, insomma è uno che sa scrivere, ma riuscire nell'impresa di far rendere conto quanto la nostra storia sia una storia lunga, una storia ricca di episodi, non era assolutamente facile. Non era facile. Come si fa a raccontare una storia che nasce con l'Unità d'Italia e continua ancora oggi? Noi rischiamo chiaramente di annoiare, specialmente le giovani generazioni, quando vengono sottoposte alla storia, hanno sempre quel terrore sacro di dimenticare la data, il nome del personaggio, eccetera, eccetera. Credo che la scelta di Claudio sia stata una scelta condivisibile, perché ha rappresentato questa storia centenaria con una modalità non solo di facilissima lettura, cioè tutti, basta avere il diploma di seconda elementare, come dico sempre ai miei studenti, una volta c'era il diploma al seconda elementare, la legge Coppino, famosissima, stabilì l'istruzione elementare obbligatoria, fino alla seconda ovviamente. E quindi uno che c'è la seconda elementare poteva dire: oh, io sono abilitato a leggere, a scrivere e a far di conto. Così si diceva allora, no? Dicevo, pure costoro che hanno il diploma di seconda elementare, che quindi veramente non sono delle cime, eppure si possono inserire
possono leggere queste date con grande semplicità, ma soprattutto apprendendo qualcosa. E anch'io ho preso qualcosa. 1872. Il primo gennaio nacque la Società Ginnastica dei Canottieri del Tevere, oggi Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Nel tempo questo glorioso sodalizio ha cambiato diversi nomi. Nel 1887 è la Società Ginnastica Serri, nel 1872 Società Ginnastica dei Canottieri del Tevere, nel 1883 Reale Club dei Canottieri del Tevere, nel 1912 Reale Circo dei Canottieri del Tevere e del Circolo del Tevere, 1929 Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, 1967 Circolo Canottieri Tevere Remo, 1994 Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Da queste informazioni si capisce quanto è lunga e quanto è bella la vostra storia. Certamente qualcuno può darsi, non saprà più come chiamarvi, però una cosa è certa: ci sono due cose che ricorrono sempre. Una è Canottieri e l'altra è Tevere, che sono i due elementi che contraddistinguono la vostra storia. Ma per quale motivo questo volume è un volume, diciamo, interessante, un volume che è, secondo il mio parere, da tenere a casa, un volume da conservare nelle proprie librerie, non perché bisogna comprare i libri tot a metro quadrato, perché se no la libreria vuota, senza libri, diciamo, non si può vedere, ma proprio perché è un volume che si può sfogliare, si può vedere anche insieme con degli amici, le foto sono belle grandi, non necessitano di grandi difficoltà dal punto di vista visivo. Io condivido pienamente quello che ha scritto Giovanni Malagò, il nostro caro Giovanni, tra di noi ci diamo del tu, anche se è il presidente del CONI e quindi è un personaggio importante. Questa pubblicazione fotografica è un tributo senza tempo a un mondo che ci ha regalato emozioni speciali, da tradurre in 10 ori, 14 argenti, 12 bronzi olimpici. Dai Giochi di Anversa del 1920 a Londra 2012. Beh, questo libro è stato pubblicato prima di Rio, quindi ci perdonate se manca un pezzetto. Una sequenza esaltante di podi che hanno promosso l'eccellenza sportiva del nostro paese, avvicinando giovani appassionati a una disciplina che è l'essenza della pratica motoria, perché sintesi esaustiva di forza, spirito di abnegazione, applicazione e intelligenza. Io penso che il presidente Abbagnale non poteva esprimere parole migliori per spiegare che cosa è il canottaggio: forza, spirito di abnegazione.